Siamo in collegamento con l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza. Buonasera, grazie innanzitutto per la disponibilità. Con Buonasera a voi, bentrovati. questa intervista vogliamo comprendere meglio i meccanismi relativi ai fondi europei, anche perché sul nostro territorio c'è una certa aspettativa su quello che si potrebbe realizzare. È un pensiero comune che la Bergamasca potrebbe anche ottenere qualcosa di importante anche per quello che è accaduto nei mesi scorsi. Ma innanzitutto, nel nostro paese c'è un certo sottoutilizzo dei fondi europei. Partiamo da qui. Ma certamente diciamo che l'Italia non è un esempio molto virtuoso dal punto di vista dell'utilizzo dei fondi europei, soprattutto in alcune regioni, in particolar modo del centro-sud, che hanno purtroppo dei tassi di utilizzo molto bassi e quando non si utilizzano i cosiddetti fondi europei, poi alla fine tornano indietro e tornano a Bruxelles. Dico cosiddetti fondi europei perché spesso noi ci approcciamo a questa materia considerando i fondi europei come qualcosa di estraneo, che ci arrivi da chissà dove. E in realtà i fondi europei altro non sono che soldi dei cittadini italiani che vanno a Bruxelles e ci vengono rimandati indietro sotto forma di programmi di finanziamento. E noi ogni anno come Italia diamo al bilancio europeo qualcosa come 4-5 miliardi in più mediamente di quello che riportiamo indietro. Quindi ovviamente la priorità politica assoluta di qualunque governo e anche di tutte le forze politiche è quello di diminuire questo delta, questa differenza, cercare di riportare a casa la maggior parte possibile di queste risorse, che ripeto, sono soldi dei cittadini italiani, cioè delle tasse dei cittadini italiani. Quindi bisogna assolutamente migliorare le performance da questo punto di vista, sia per quanto riguarda i fondi ordinari, che sono quelli dei programmi settennali, che nel nostro caso sono appena partiti nel nuovo settennato 2021-2027, e a maggior ragione per quello che riguarderà i fondi del cosiddetto Recovery Plan, che sono invece una dotazione straordinaria che deriva dalla pandemia e che a maggior ragione non ci potranno certamente vedere dilapidare una quantità ingente di risorse che nascono proprio per cercare di rilanciare l'economia dopo questo periodo terribile che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. I fondi europei possono essere indirizzati su diverse voci, ma esistono comunque delle cornici entro le quali potersi muovere. Sì, assolutamente. Anche qui distinguerei quelli, diciamo, ordinari da quelli del Recovery Plan. Quelli ordinari sono risorse ingenti che poi vengono in parte cospicua spese attraverso le regioni. Le regioni attuano i loro piani di sviluppo regionali con le risorse della cosiddetta coesione territoriale, quindi con le risorse che tornano indietro da Bruxelles. I territori possono usufruire in maniera ampia di queste risorse. Sono state peraltro anche individuate nuove voci, penso al tema così caro ai territori di montagna della nostra Lombardia, della prevenzione del dissesto idrogeologico. Una maggiore cura del territorio è, a nostro avviso, la migliore politica ambientalista che si possa fare, perché prendersi cura di un territorio purtroppo molto fragile, come il nostro, in un contesto storico come quello che attualmente stiamo vivendo, è assolutamente, fondamentale per mettere in sicurezza le nostre comunità locali, così come è assolutamente fondamentale investire sulla connettività, sui collegamenti, sulle piccole infrastrutture, locali, che però sono fondamentali per assicurare la possibilità di spostamento delle comunità locali e dei turisti che devono poter raggiungere le nostre destinazioni montane, destinazioni turistiche con una maggiore facilità. Queste devono essere le priorità di questi prossimi 7 anni per territori importanti come il nostro, per territori vocati al turismo come la Val Seriana. Riteniamo che da lì possono effettivamente nascere delle belle occasioni. L'importante però, per non disperdere queste occasioni, è che ci siano progetti pronti, già in fase avanzata, già pronti ad essere cantierati, in modo che si possa andare rapidamente verso la realizzazione. E per quanto riguarda le infrastrutture, si parla molto della possibilità di poter fare atterrare anche delle grandi opere, appunto cercando di sfruttare questa possibilità. Sono aspettative che possiamo continuare ad alimentare o in realtà il percorso può essere più complicato di quello che sembra? Diciamo che le grandi opere io le vedrei più sul capitolo delle infrastrutture che è previsto nel Recovery Plan. Ora, il Recovery Plan in questo momento
è ancora un po' un oggetto misterioso. Sappiamo che quello varato dal governo Conte 2 poco prima di andarsene è stato sostanzialmente respinto da Bruxelles, era largamente incompleto, mancavano molte voci sia di tempistiche sia di risorse per i singoli progetti, era un lavoro incompiuto. Uno dei principali obiettivi del nuovo governo, così ci è stato raccontato, lo dico da chi rappresenta l'unica forza all'opposizione in questo momento, dovrebbe essere proprio quello di modificare il recovery plan, che comunque dovrà essere consegnato alla Commissione europea entro la fine di aprile. Quindi ci auguriamo di poter vedere presto il lavoro rifatto e che dentro questa nuova versione del recovery plan ci sia un capitolo cospicuo per le infrastrutture, perché attraverso quelle risorse si possono sostenere economicamente i progetti più ambiziosi, quelle più grandi e di maggiore impatto. Quindi aspettiamo di vedere che cosa proporrà il governo, poi credo che tanto il lavoro del Parlamento, quindi anche delle forze di opposizione, quanto il confronto con le regioni, nel nostro caso con Regione Lombardia, possa dare una mano per individuare quelle che possono essere le priorità dei territori, possono essere veramente di aiuto alle comunità locali. Bisogna che questi progetti, come dicevamo, siano già in una fase avanzata di progettazione, perché altrimenti non si farebbe in tempo a realizzarli nei tempi previsti di spesa del recovery plan. Cosa manca in generale a un territorio come il nostro, consideriamo la Lombardia, la provincia di Bergamo, quindi un'area comunque vasta, nel cercare di ottenere il maggior numero possibile di risorse? Cosa dovremmo ancora cercare di fare per fare un passo in più in questa direzione? Ma intanto, voi operate in un territorio dove le comunità locali sono esempio di laboriosità e di efficienza, quindi c'è già un valore aggiunto, ecco, rispetto a tante altre situazioni dove in Italia, un po' a macchia di leopardo, abbiamo appunto una maggiore difficoltà nel progettare e nell'intercettare queste risorse. Quindi le premesse ci sono tutte, serve cooperazione e collegamento tra i diversi livelli di governo, comuni che si parlano con i comuni limitrofi e progettano insieme, il supporto ovviamente degli altri enti territoriali a partire dalla regione. E poi quello che sicuramente in generale serve è proprio investire su due aspetti. Uno, l'abbiamo detto, quello dei collegamenti, e l'altro, che riguarda non solo l'Europa, ma riguarda anche la politica nazionale, è fare in modo che la gente non scappi dalle nostre montagne, fare in modo di lasciare le condizioni perché le comunità locali possano continuare a crescere, che le montagne non abbiano a subire un ulteriore spopolamento, quindi allungare la stagione turistica, evitare di desertificare tutta quella rete di servizi primari che invece molto spesso è portata ad abbandonare i territori con minore popolazione. Questo è fondamentale. Investire sul territorio montano, sulle comunità locali, è assolutamente decisivo, perché non potremo tutti vivere in città, tutti vivere nelle metropoli, tutti vivere in pianura. Abbiamo bisogno che queste nostre realtà di territorio possano vivere della loro economia locale, aumentando i flussi turistici in maniera compatibile e sostenibile, e possano quindi continuare a vivere della loro ricchezza senza impoverirsi di energie umane e intellettuali. Contano quindi anche i numeri nel saper attrarre i bandi o comunque le risorse che derivano dai bandi? Beh sì, certo, contano i numeri, ma più di tutto conta la progettualità, perché molto spesso, questa è una tara molto italiana, si pensa che l'Europa sia una sorta di bancomat, per cui io arrivo lì, chiedo se ci sono dei soldi e in qualche modo arrivano. Poi chi invece si confronta quotidianamente con questa realtà sa che è molto difficile, in parte per un difetto nell'approccio da parte dell'Europa, un eccesso di burocrazia che allontana soprattutto i piccoli, le amministrazioni locali più piccole e le aziende più piccole, che molto spesso per questo motivo rimangono escluse dall'accesso a questi fondi, ed è per questo motivo appunto che, non essendo un banco, bisogna aggregarsi e fare della buona progettualità. In questo senso, più ancora che la quantità sarebbe la qualità, la cooperazione tra i differenti livelli, come dicevamo, e progetti anche piccoli ma di qualità. Un tema fondamentale nei prossimi 7 anni e anche nel recovery plan sarà quello della sostenibilità ambientale, quindi progetti green avranno sicuramente
una corsia preferenziale rispetto ad altri tipi di progetti, e l'altro grande tema è la trasformazione digitale. Quanto è importante portare i collegamenti web nelle nostre valli, sulle nostre montagne, per garantire non solo i servizi essenziali ai cittadini, potremmo aprire la pagina della didattica a distanza, ma non abbiamo tempo, ma penso insomma che ci capiamo su quello che è stato questo periodo, in realtà, dove spesso non arriva la fibra, non c'è il collegamento internet, ma anche e soprattutto per la competitività delle nostre aziende, che devono essere messe nelle condizioni di competere a prescindere da quale sia il territorio in cui operano. Quindi infrastrutture materiali, ne abbiamo parlato, collegamenti e trasporti, e infrastrutture digitali devono viaggiare di pari passo, perché sono le premesse per una competitività equa delle nostre imprese.